Ciao bimbi e benvenuti in un nuovo capitolo della Nerd Cultura. Come vedete qui dietro lo sfondo è un po' cambiato perché insieme a me a girare questo video ci sono i Licaoni. Il link del loro canale lo trovate qui sotto nella descrizione video. Ci tenevano particolarmente a partecipare e a girare questo nuovo capitolo perché si parla di un argomento che a loro sta parecchio a cuore, ovvero i lungometraggi Pixar. In questo video infatti parlerò esclusivamente lungometraggi, quindi quelli che si aspettano il gioco di Jerry, Knick Knack, Presto o altri cortometraggi dovranno aspettare un nuovo e ulteriore capitolo Nerd Cultura sui corti Pixar, perché mi sembra giusto dare giustizia sia ai lungometraggi che ai corti, perché i corti non hanno niente a che invidiare ai lungometraggi. Quindi basta con le frasi preparate e andiamo a vederci la nostra rassegna dei film Pixar. Allora, innanzitutto è bene fare un po' di storia della Pixar, perché ha avuto una gestazione parecchio complessa. Allora, prima la Pixar non si chiamava Pixar, ma era uno studio di computer, dove diciamo che la Pixar era un braccio della Lucas. Praticamente loro non facevano altro che dei loghi animati e delle altre scritte, queste stronzate qui. Poi dopo è successo che Steve Jobs giustamente ci ha visto del buono e ha detto: ma venite con me, vi si porta a giro e vi si fa fare qualcosa di più grosso. Invece poi non fecero un cazzo e John Lasseter e tutto il team venne arruolato per non fare altro che dei filmati per far testare la potenza dei computer di Steve Jobs al pubblico. Quindi praticamente facevano degli spot per far vedere: oh, boh, hai visto gli Apple come sono fighi, boh, spaccano. E quindi niente, si chiuse lì. Però John Lasseter non si arrese mai e continuò a fare cortometraggi così per divertimento. Il primo corto che fece infatti si chiama Le avventure di André e Wally B. Con questi cortometraggi, ma con questo anche Il sogno di Red, Knick Knack, eccetera eccetera, si fece vedere dalla Disney, che gli rompeva i coglioni in continuazione per un contratto. Comunque John Lasseter rifiutava sempre, ma è con il cortometraggio Teen Toy, che poi fece insomma esplodere il fenomeno e l'idea di fare Toy Story, che attirò completamente la Disney al culo di John Lasseter, anche perché Teen Toy vinse l'Oscar per il miglior corto animato. E lì la Disney rompeva veramente tanto coglioni. Allora John Lasseter disse: oh, voi fate un lungometraggio con noi e non saremo noi a fare un lungometraggio con voi, perché la Disney sa voleva. Voleva fare cartoni in 2D e cartoni in 3D, dato che la grafia a 3D l'aveva già usata per il Re Leone, con la mandria dei bufali, per la Bella e la Bestia, per la Sala da Ballo e per altre piccole cose. Quindi la Disney voleva lucrare con questi studi per fare anche dei film, diciamo, innovativi sotto il punto di vista tecnologico. Ma John Lasseter l'aveva capito e da buon furbone Ciccio Panza disse: no, guardate, lo fate con noi e noi non siamo i vostri schiavetti. Da Teen Toy partirono per fare Toy Story. Anche lì rotture di coglioni, perché Toy Story è un film bellissimo se lo vediamo adesso. Diciamo che è il nuovo Biancaneve, perché se Biancaneve ai tempi, negli anni 30, fece così scalpore, Toy Story negli anni 90 fece un ulteriore scalpore, perché è il primo lungometraggio animato completamente girato, realizzato in grafica computerizzata. Però anche lì la storia, come la vedete oggi, è stata un po' cambiata, perché ovviamente la Disney voleva rompere i coglioni a John Lasseter e gli disse: guarda, noi si fa così, io voglio che Woody sia stronzo, sia cinico, lo devi fare proprio come si vuole noi. Allora John Lasseter, arrivati quasi al conquibus del film, era venuto una merda, come la voleva la Disney. Allora gliel'ha presentato la Disney: oh, ma qui è venuto uno schifo. Allora guarda, in 2 settimane ti si rifanno il film. Hanno rifatto tutto da capo e hanno creato Toy Story come lo vediamo noi. Per me innanzitutto partiamo dal presupposto che la Pixar non ha mai toppato. È diciamo uno studio che ha fatto sempre dei capolavori. Diciamo l'unica volta e mezzo che ha toppato è stato con Cats, ma questo lo vedremo dopo. Toy Story è un capolavoro sotto ogni punto di vista, perché abbiamo finalmente un genere di animazione che piace a me, ovvero un genere di animazione serio, non più fiabesco o tante altre stronzate, ma una cosa adulta, anche moderna graficamente. Cioè era bellissimo sotto tutti i punti di vista. Perché? Perché Woody e Buzz, appena si incontrano, a parte che Buzz è un deficiente, Woody inizia a provare invidia, che è un sentimento che si vede spessissimo nel mondo nostro. E pensare che un giocattolo che vive, che comunque si muove e che è nascosto agli occhi dei bambini provi invidia per un giocattolo nuovo, secondo me è geniale. Toy Story, quando lo vidi per la prima volta, che me lo comprarono in cassetta, me lo regalarono per Natale, rimasi folgorato. È stato il sogno di ogni bambino vedere i propri giocattoli che hanno una vita propria, e quando magari il bimbo si lava di ulo iniziano a dialogare fra loro, giocano fra di loro, e poi vediamo quei giocattoli che magari avevamo noi anche le nostre cassapanche animarsi. Abbiamo T-Rex, che non è altro che il T-Rex di plastica che hanno avuto penso tutti i bambini del mondo. Poi c'è il giocattolo spaziale, il cowboy, il pupazzo, cioè Slinky, che non è altro che il giulino delle scale che ci hanno avuto penso tutti, Mr. Potato, che è un gioco famoso in America, quindi no, ma è comunque una patata da metterci l'occhio e fallo come cazzo ti pare, le Lego e pupazzi belli forti, cioè
tutti hanno avuto i giocattoli, e vederli e Simon c'hanno una loro storia, una loro avventura, era veramente figo. Ed è figo che John Lasseter, che è stato anche il regista, abbia pensato a una specie di road movie, perché Buzz si perde e Woody lo va a cercare e iniziano le loro vicissitudini. Vediamo come i giocattoli vedono il mondo nostro, cioè i bambini veri cattivi che, come la maggior parte di noi, spaccano giocattoli, sfracellano, sono i cattivi, sono i malvagi. In realtà Sid è un bambino come un altro. Sì, forse un pochino più strano, un po' più metallaro, ma è un bambino, poverino, sa faceva? Si divertiva a spaccare giocattoli per tutti noi. E invece lì lo vediamo come un cattivo, poi abbiamo ogni personaggio ha una personalità completamente diversa e caratterizzata in maniera impeccabile, misto il potete e Cini non capisce un cazzo. M è ignorante, però ci vuol far buono. Woody è quello saggio che comunque sia capeggia su tutto, dalle istruzioni, ma appena arriva Buzz non ci capisce più nulla, perché diciamo diventa anche egoista e se ne frega di Buzz e degli altri giocattoli perché vuole essere il giocattolo preferito di Andy. Vediamo delle cose quindi stronze, cattive, che in un cartone non si sono mai viste. Cioè eravamo abituati alle spippettamenti della Disney con le fiabe, il principino, il cavallo, il drago, tutte le loro stronzate. Quindi nulla, Toy Story per me è stato un capolavoro, tutti lo conoscono, chi non lo conosce e dice che la Pixar è una merda spero brucia all'inferno, perché non è un ignorante, non capisce un cazzo, ma questa è proprio storia, quindi siete proprio degli abiti. Impeccabile, graficamente, innovativo, una storia avvincente, dei personaggi incredibili, memorabili, perché anche Joy di Sid, quelli tutti ricostruiti, quelli un po' diciamo alla Frankenstein, sono favolosi, il papero e Sarta e il ragno che sembra quasi la cosa di John Carpenter, cioè dei riferimenti incredibili, sono memorabili e ancora oggi Toy Story ci fa sognare, nonostante i soldatini, la scena dove i soldatini si buttano di sotto. Quindi, ecco, mi sono scusato, il mio personaggio preferito, i soldatini. La scena in cui si buttano dalla scala per andare a vedere, cioè geniale, col cannocchiale di plastica, e funziona davvero. Ma quanto sarà epica la scena che il paradute si apre, cioè tum tum, quei suoni col tamburo, cioè ragazzi, cioè viene i brividi e ci piange anche ancora ora, e le lacrime non scendono solo dagli occhi ma anche dalla fava. Quindi state attenti, perché questo è veramente un signor film. Dopo Toy Story dici, ma cazzo, ora cosa combineranno? Speriamo faccia una cosa bella. Infatti arriva il mio lungometraggio preferito della Pixar, che è A Bug's Life. Allora, c'è da dire che insieme a Bug's Life uscì praticamente nello stesso periodo Z la formica, che tutti dicono è copiato da lui, copiato da lui. Nessuno ha copiato nessuno. C'è solamente questo piccolo fatto che tutti e due gli studi, quindi DreamWorks e Pixar, avevano in cantiere un film sugli insetti. Solo che la DreamWorks l'ha fatto un po' più maturo, tra l'altro prendendo Woody Allen, che faceva nella versione originale Z, quindi una cosa più proprio alla Woody Allen, cioè la formica, l'insignificante nella società. Mentre Bug's Life punta sulla critica al tiranno, sulla critica del popolo demente, addormentato, che viene soggiogato dalla forza bruta. Questa cosa mi ha fatto impazzire, perché se i bambini vedono un qualsiasi film della Pixar, dicono, a parte Cars e Cars 2, state ben attenti, vedono questo film e fanno boia, ganzo, boh, ma divertito. Però se lo vedi adesso con un occhio di un ventenne o magari anche di un trentenne, capisci delle cose che da bimbetto ti scordavi di imparare, di scoprire. A Bug's Life infatti si basa sul concetto di forza e causa-effetto, ovvero le formie probabilmente sono destinate a essere schiavizzate dalle cavallette solamente perché le cavallette puntano sulla paura, sul terrore. Con il terrore fanno scordare alle formiche che sono di più e che sono quindi più potenti delle cavallette. La citazione ai sette samurai che lui va a cercare, gli insetti, sono questi sette insettoni strapotenti che invece sono insetti da circo, quindi c'è anche l'equivoco nel mezzo, e tutta la metà della storia si basa su un equivoco. E poi il fatto che un reietto, un imbecille, lo scemo del villaggio, riesce con le proprie idee e con i propri valori a sconfiggere le cavallette. Cioè lui che riesce, proprio il reietto che esce dalla folla, esce dalla massa lobotomizzata dalle cavallette e dice, stronzi, noi siamo più grossi di voi, vi si fa il culo. E a quel punto che tutti si ribellano. Probabilmente la Pixar ci fa capire che se tutti ci muoviamo, se anche un singolo si muove, tutti possiamo sconfiggere il tiranno, il potere vero. E questo ha fatto impazzire. Poi, che cazzo, c'è Kevin Spacey che fa Hopper, nella versione italiana doppiato dal doppiatore ufficiale di Kevin Spacey. Hopper penso sia uno dei più cattivi, dei più intelligenti e furbi nemici della Pixar. Non della Disney Pixar, perché la gente mi fa, ma Toy Story dove l'hai messo nei classici Disney? Ma che cazzo dici, Pixar? Un è Disney Pixar, sì, il nome è Disney Pixar, perché la Disney praticamente, se non ci aveva messo soldi per fare Toy Story, non compariva nemmeno nei nomi.
La Disney mette solo i soldi, produce i film, ci ha provato una volta anche nel mezzo alla carriera Pixar a rompere i coglioni a fare film che gli pareva allora, ma venivano tutti una merda. Quindi la Pixar gli ha detto: guarda, noi ti si dà metà dei guadagni dei gadget e delle altre stronzate e metà degli incassi del film, ma poi non romperci i coglioni, dacci i soldi e facci lavorare a noi. Quindi attenzione a Disney Pixar. Disney mette i soldini come quei film Quentin Tarantino presenta, gli hanno dato miliardi di soldi per scrivere prese, per mettere Quentin Tarantino nel nome. Non è che l'ha fatto Quentin Tarantino, state ben attenti a questa cosa. Andiamo su il seguito di A Bug's Life, ovvero Toy Story 2, il terzo lungometraggio Pixar. Che dire, qui me la sbrigo facilmente. Toy Story, lo spirito di Toy Story, i personaggi, le caratterizzazioni rimangono invariate dal primo capitolo, quindi Toy Story 2 è validissimo. Mi è piaciuta molto l'introduzione di Zurg e diciamo scoprire le origini di Woody. Woody non è più quel pupazzo stronzo, vecchio, malandato che si tramandano da generazioni in generazioni, ma in realtà è un giocattolo da collezione che appartiene a un altro periodo e che si impara anche un po' di storia americana, perché ci fa capire che quando c'era andava il Far West, come moda fra i bambini, si facevano giocattoli del Far West. Quando invece fu lanciato lo Sputnik da russi nello spazio, da tutti volevano giocattoli spaziali. È un po' la storia anche dei fumetti americani, perché Dick Tracy, per esempio, era partito come un fumetto investigativo. Appena lanciarono lo Sputnik, vennero gli alieni sulla Terra e Dick Tracy doveva sparare all'alieni. Un po' strano, anche in Tex è successo, anche in Italia. Cioè, c'è Tex che sconfigge gli alieni e usa gli indiani per caricare la navicella spaziale. Quindi ci sono queste svarionate lì, per vendere un pochino di più. E quindi niente, la scena delle valigie nell'aeroporto, che poi viene ripresa per la scena delle porte di Monster & Co, eccetera, la scena in cui tipo il vecchio aggiusta Woody, cioè quelle cose lì, sono epiche. E poi è bellissima la scena dove loro, c'è cioè, la grande citazione di Jurassic Park, dove loro vanno con la Jeep fra gli stand del negozio di giocattoli e c'è Barbie, viene introdotta Barbie, che tutti fanno le sgarose, tutte le lesbo queen che si strusciano tutte, è fantastica questa cosa. Sky erano morti, sì. Toy Story quindi mi è piaciuto, grande citazione a Star Wars, io sono tuo padre, Zurg si scopre il babbo, insomma fantastico. E qualitativamente ovviamente era, i personaggi erano più caratterizzati perché è stato inventato il render, i computer erano più potenti e quindi si è fatto un film molto più bello anche qualitativamente. Ma di storia è un altro, diciamo, road movie dove si cerca, diciamo, un personaggio principale, quindi stavolta è Buzz che aiuta Woody e questo mi è piaciuto molto. L'amicizia prevale, però non ci sono grandi metafore, grandi simbologie, a differenza di altri film che vedremo dopo. Poi abbiamo Monster & Co, diretta Pete Docter, Lee Ulrich e David Silverman, quindi tre registi per questo film. Questo film è epico, epico sotto tutti i punti di vista, un altro capolavoro della Pixar. Pixar non toppa mai per ora, quindi viva viva la Pixar, non vedo l'ora di arrivare a cazzo, guarda. In Monster & Co notiamo subito due cose: che hanno aumentato i modelli 3D, infatti in questo film ci sono 200 miliardi di alieni tutti diversi. E poi soprattutto i peli di Sally, che sembrano una banalità ma sono stati applicati uno per uno. Quindi quello lì Gobbo, l'animatore Gobbo che è stato lì tutti i giorni a mettere i peli su Sally, facciamo i complimenti, perché l'effetto quando si muove, quando agita, quando si arruffa, quando si arrabbia, cioè i peli rispondono per lui e questa è una cosa veramente vincente. Nessuno studio in grafica computerizzata è inutile, era Glaciale 700 oppure Madagascar 8000, è inutile, non arriverete mai a Monster & Co, nemmeno al pelo di Sally di Monster & Co, quindi proprio rinunciate, basta. Carinissimi film quelli della DreamWorks, però purtroppo Pixar proprio un gradino sopra. Questa storia è bellissima perché vediamo la scoperta del diverso. Cioè è strano, no? Perché la storia di Monster & Co parte così e dici: cazzo, questi mostri regnano sovrani, perché entrano tramite delle porte nel mondo degli umani, mentre loro è il mondo dei mostri, quindi sono due mondi paralleli, e spaventano i bimbi, e con gli urla, con gli spaventi dei bimbi ci riempiono della specie di cilindri e ci danno energia alla propria città. Quindi non esiste benzina, non esiste carbone, non esiste elettricità, esiste la paura dei bimbetti. E fai cazzo, boia. Quindi i mostri regnano sovrani, i bimbi servono i mostri, eccetera. Invece no, perché appena c'è qualcosa di strano, cioè entra un fazzoletto, un carzino oppure un bimbo stesso nel mondo dei mostri, c'è la quarantena e tutti i mostri hanno una paura del diavolo di questi bimbetti. Quindi il diverso spaventa i mostri. E questa è una grande metafora, perché noi, se vediamo un nero, ancora si chiama negro. Se vediamo un tunisino, io il portafoglio ce l'ho sempre, capito? Quindi è questo il principio di Monster & Co, che i bambini, la purezza, spaventano anche i mostri. Quindi state attenti a giudicare il prossimo, perché dietro il mostro, dietro la faccia di mostro, ci potrebbe essere un cuore tenero. E infatti poi, diciamo, i pregiudizi nei confronti dei bimbetti da parte dei mostri vengono distrutti dalla purezza e dal candore di questa bambina che si chiama Boo.
E ovviamente c'è cattivi, c'è il cazzo di Camaleonte e quell'altro che anche lui, guarda caso, è il presidente di una compagnia e per fare introiti nella sua società di spaventi fa di tutto, sacrificherebbe anche i bimbi, quindi anche lì critica il potere, perché lo stronzo che sta a capo di un'acciaieria o di una grande azienda come la Coca-Cola, ste puttana TV, farebbe di tutto per succhiarci i soldi a noi, quindi... Altra critica importantissima della Pixar. Poi qualitativamente vediamo la scena delle porte che appena entri dentro fai boh, come ogni porta è diversa, è inutile, sta tutta a guardare, oh, frame per frame ogni porta è diversa, porca puttana. Cioè questo, ma poi come si muovono le porte, cioè i duelli loro aprono, vanno in un altro mondo, poi ne aprono un'altra, c'è un altro mondo ancora. Cioè devastante, cioè quando l'ho visto brividi, non capivo più nulla. Cioè raramente una scena così della Pixar mi ha colpito. Ce l'ha fatta solo Brad Bird con Ratatouille, ma anche questo lo vedremo dopo. Dopo Monster Co. fai, porca troia, cosa cazzo combinano? Dove le prendono l'idea? Cosa faranno? E arriva alla ricerca di Nemo. Madonna, cioè, alla ricerca di Nemo è innanzitutto un'opera ambientalista, perché fa il culo a Sub che rubano pescini per metterli nel proprio acquario. Il dentista ricco che prende pesci tropicali e sfa la barriera corallina per fare l'acquarino bellino pesci tropicali, e questo è fantastico. Che poi ha fatto l'effetto contrario, perché non so se lo sapete, ma da quando è uscito alla ricerca di Nemo tutti sono andati sulla barriera corallina perché il bambino voleva il pesce corallo di Nemo. Oh stronzo, l'ho fatto il contrario, non volevano che voi faceste queste cose, vi volevano il contrario, e invece voi andate a devastare. Ho visto che anche a Genova all'acquario hanno fatto l'acquario con tutti i pesci di Nemo, ma siete deficienti, ma voi siete deficienti. Genova, c'avete i peggio soldi, c'avete gli squali, c'avete pesce luna, c'avete tutto e fate l'acquario di Nemo. Cioè, probabilmente ci fa vedere com'è come un pesce oppresso dentro l'acquario, quanto può scappare, che farebbe di tutto, si buttano nei canali, fanno di tutto per uscire e poi fate l'acquario, siete deficienti, vabbè. Comunque, la ricerca di Nemo non è altro che un road movie, un altro road movie dove il babbo di un pesce, diciamo, sperduto, rapito, va per tutti gli oceani, affronta tutte le sue paure, tutte le sue paranoie, perché la sua moglie è stata mangiata da un barracuda, per ricercare il figlio. Anche se vediamo che non sono insieme, il babbo e il figlio, il loro rapporto si intensifica, perché Nemo viene a sapere che il suo babbo lo viene a cercare, Nemo si pente della frase brutta, cioè ti odio, che gli dice quando viene rapito, quindi il loro rapporto, anche se sono lontani, è di riavvicinamento. Ed è bellissimo vedere le varie razze di pesce, lo squalo che può diventare vegetariano, però quando sente il sangue gli vengono l'occhio, come davvero uno squalo, impazzisce, la scena delle bombe, la scena della quando fuggono dall'acquario, la scena della Shioha con le tartarughe, cioè veramente devastante. Ogni personaggio è perfetto, come in ogni film Pixar, caratterizzato in maniera impeccabile, quindi anche sulla ricerca di Nemo non ho nient'altro da dire. Ho da dire che porca puttana lo rimandano al cinema in versione 3D per fare più soldi e per fare il Blu-ray finalmente dell'ultimo Blu-ray che manca nella collezione Pixar, ovvero quella della ricerca di Nemo, perché la Disney furba fa, si fa il Dubaini, si rimette al cinema e poi si vende il Blu-ray, così i bimbetti lo vanno a rivedere al cinema e poi comprano subito il Blu-ray. O stronzi, allora io dico, io sono andato a vedere Re Leone in 3D, riproposto, per prova, è una merda perché se un film non è stato concepito per il 3D è inutile fare il 3D dopo per farci due soldi in più, è inutile, viene uno schifo. Quindi Re Leone era veramente, hanno provato a scavare un po' il volto di Mufasa, ma è una merda, quindi non andate a vedere alla ricerca di Nemo nuovo. Compratelo quando esce in Blu-ray per averci una collezione, ma chiuso. Mi sono scordato di dire che i registi di Nemo sono Lee Ulrich e Andrew Stanton. O se l'ho detti bene, bene, se no. Dopo Nemo, io inizio a dire, boh, che film faranno ora? Che regista ci metteranno? Perché i registi ho visto che iniziavano a essere importanti, cioè, perché se lo prendeva un regista a mano e lo faceva in un modo, se lo prendeva un altro lo faceva in un'altra maniera diversa, quindi... Non è che i registi della Pixar sono tutti uguali come pensavo all'inizio, iniziano proprio ad avere un proprio stile, una propria personalità. E quando esce il nome fuori del nuovo regista, del film nuovo, faccio, boia, a posto, sono a posto, io sono per tutta la vita, sono in prima fila così, a scoppiarmi gli incredibili. Diretto dal grande Brad Bird, autore del Gigante di Ferro, quindi, Gigante di Ferro, miglior film d'animazione della storia dell'umanità, e dirige l'incredibile. È per, proprio per i nerd, perché prende citazioni da ogni supereroe, da ogni personaggio, anche della vita pubblica, perché Edna Mode non è altro che tipo la parodia di una stilista famosa che ora mi viene in mente il nome. E poi, nonostante tutto, anche se sembra un'avventura così tranquilla di supereroi che devono sconfiggere il cattivo, il robottone, cioè quindi è proprio un tributo di Brad Bird al mondo dei supereroi, vediamo una velata critica sempre all'uomo che per avere il proprio tornaconto leverebbe anche supereroi di culo.
qual è il principio? All'inizio, cioè, i supereroi sono a giro per la città, sono proprio ufficializzati, cioè loro possono andare a giro a salvare la gente, e Mister Incredibile salva uno che voleva suicidarsi. A quel punto lui gli fa causa, cioè quello che voleva suicidarsi gli fa causa, e gli dice: oh, io volevo morire, porca puttana, perché mi ha fatto morire? Allora da quel processo in poi tutti iniziano a protestare via supereroi, e i supereroi spariscono dalla faccia della terra. Cioè, un uomo per fare soldi e perché voleva fare i cazzi proprio, ovvero suicidarsi, ha fatto causa a un supereroe, e ora per colpa sua la gente è destinata a soffrire, perché i supereroi salvavano il mondo, e ora per questo cretino non ci sono più supereroi. Il principio è questo: state attenti, perché volete andare a mangiare al ristorante o perché volete la Maserati, a levar di culo chi vi vuole bene, perché poi andrete a soffrire. Quindi l'Incredibile, altro capolavoro, altro strano, anche se è un po' meno rispetto a quegli altri a mio parere, però godibilissimo anche questo. Allora, io ero contento, la Pixar mi aveva fatto sognare, mi aveva fatto vedere già che si muovono mostri, proprio il mondo marino, qualsiasi cosa, proprio i supereroi, tutto, cioè tutti i sogni di un bambino erano stati portati all'eccesso dalla Pixar, con una storia avvincente e con delle metafore e simbologie sotto. Quindi io ho detto: perfetto, ora mi dai qualche cos'altro, mi dai un altro mondo su cui poter sognare. La Pixar mi ha dato Cars. Allora, John Lasseter ritorna alla regia dopo millenni, torna con un certo Joy Ramft, e vediamo questo Cars, che non è altro che sono delle Hot Wheels con l'occhini che vanno a giro e fanno... Allora, questo secondo me è il mezzo passo falso di Pixar, perché a me Cars mi ha fatto veramente ca... A mio parere è un passo falso, perché non ci sono né simbologie, né metafore, né critiche, non c'è un cazzo, c'è solo queste macchinine che sono state fatte solamente per vendere gadget e per andare in vetta al cinema, che vanno le macchinine appresso, e niente, basta, non c'è, c'è un avventurismo, lui fa il garoso, lui è il più grande di tutti, poi scopre il valore dell'amicizia grazie al paesino che gli fa cambiare idea. Ma quante cazzo di volte si è visto, no? Ma in un cartone, in un film, in qualsiasi cosa si è vista una trama del genere. Porca puttana, ma potevano inventare qualcosa di meglio? John Lasseter ha inventato Toy Story, ha inventato Tintoy, ha fatto Knick Knack, ha fatto dei cortometraggi incredibili, e poi fai questa merda e poi fa cazzo le macchinine. Lui si giustifica così: è la mia moglie, mi voleva divorziare perché io ero sempre a lavorare su questa Pixar, allora ho preso tutti i work camper da 40 miliardi di euro e l'ho portati sulla Route 66 a far divertirmi i figlioli, ho trombato la mia moglie, vedendo la Route 66 mi sono accorto che esiste la Route 66 in America. E boh, i deserti, il cane, bravo John Lasseter, non l'avevi mai visto. C'è le macchine che non la percorrono più perché ne garba l'autostrada. E grazie al cazzo, bravo, se stai in America, se stavi a Pandoiano ti poteva aprire, ma stai in America, porca puttana, lo saprai che la Route 66 è bella, chiudila lì. No, lui ci ha voluto fare il film, è tornato alla regia, dopo che ha trombato la moglie eccetera, è tornato alla regia e ha fatto sto cazzo che non è altro di 5-6 macchinine imbecilli che fanno le gare e vincono. Il vecchio gli insegna che la... bisogna fare la derapata, cioè no, questa cosa proprio a me mi ha fatto veramente ca. E quindi Cars sì, è carino, ma è prima da bimbetti, ma potrebbe fare la Disney, cioè la Disney ha fatti 600, sì, cioè quindi basta, chiudiamo lì Cars, chiudiamo questo brutto capitolo. Allora, dopo Cars arriva Brad Bird e fa: oh, John Lasseter, panzone, vai a mangiare Pandori, ora lo ridico io un'altra volta il film, faccio Ratatouille, che è in collaborazione con Jam Pintava. Ratatouille è un film completissimo, che i bimbi giustamente si sono rotti oglioni al cinema. E perché si sono rotti oglioni? Perché sviscera un sacco di cose. Sviscera la situazione familiare con Supa, che non lo vuole perché lui c'ha il razzismo contro gli umani, che gli umani sono stronzi corati, giustamente, non devi dare confidenza, la nostra vita è nella spazzatura e nascosti, però lui può far cuoco, ed è geniale come lui, leggendo un libro, appassionandosi alla cucina, riesce ad entrare nel mondo degli umani, riesce a fare amicizia con questo Linguini, che è un umano, che non se ne è buono a nulla, è figlio legittimo del proprietario del ristorante. E poi, diciamo, come cattivo, che non è un cattivo, ma è solamente uno che fa il suo lavoro, abbiamo Ego, che è questo critico culinario severissimo, che va in giro per ristorante e fa culi alla gente. Praticamente c'è varie vicende, c'è varie situazioni, perché comunque sia vediamo il proprietario del ristorante che vuole levarsi di culo Linguini perché se no non li prende il ristorante, quindi attaccamento ai soldi. Abbiamo l'amicizia fra topo e umano, quindi via il razzismo, l'amicizia vince su tutto. Abbiamo Supa che comunque sia stronzo, quindi la situazione familiare di Remy, che è il protagonista. E poi abbiamo il titolo, perché non è da sottovalutare. Il titolo si chiama Ratatouille. Finalmente la Pixar usa i titoli come si devono. Usa una cosa misteriosa, un piatto che sarà il piatto focale del finale del film. Te non capisci fino all'ultimo cosa vuol dire questo Ratatouille. Poi quando scopri che la fanno e la Ratatouille sarà quella che farà svegliare Go, si ricorda la scena fantastica dove c'è la zoomata in esterna, che lui si ricorda di aver rotto la bici, la
sua mamma gli faceva sempre la ratatouille. Cioè, questa cosa è geniale. La scena che lui va in un anfratto fra palazzo e palazzo e c'è la telecamera che gli va al culo e lo segue in ogni spostamento e vede le scene di lui e lì si baciano, che si sparano. Vede l'ombra di Doug che vedremo dopo, nel film dopo, perché voi non lo sapete forse, ma la Pixar usa sempre un'immagine per richiamarsi al film prima e un'immagine per richiamarsi al film dopo. Per esempio, in Monsters Inc. c'era Boo che giocava con Jesse di Toy Story 2 e poi ha fatto vedere il pupazzo di Nemo che sarà del film dopo. Notatele, ci sono sempre questi richiami. E insomma, Ratatouille quindi è perfetto per questo. È perfetto perché, cazzo, la scena dove lui cucina e lui lo manovra con i capelli, cioè, è geniale. La scena appunto della Ratatouille che gli casca la penna, zoomata nella penna e casca. Cioè, vediamo delle cose veramente incredibili. E poi del suo fratello, ogni personaggio, il Ganso, il finale favoloso, che comunque sia rinunciano al ristorante di classe e vanno a fare la tavernetta e Go va sempre lì col cappellino a mangiare dal topo. E infatti vediamo che poi è la verità, cioè se si va oltre l'immagine, oltre i blocchi che crea la società, tutti possono cucinare, tutti possono seguire i propri sogni, anche un tarpone che vive a Parigi. Topo uomo che sia, se hai forza e volontà, riesci sempre a seguire il tuo sogno e prenderlo, ovviamente. Quindi Ratatouille, veramente un film da vedere, scoppiarsi, rivedersi, rivedersi. Bimbetti, se non gli garba, portateli a vedere l'Era Glaciale 4 che sta per uscire, faranno anche il 700, tanto sono tutti idioti laggiù. Dopo il fantastico Ratatouille, la Pixar ovviamente va completamente in un altro mondo. E lì, cioè, proprio rasponi a domani, perché ci sono delle citazioni incredibili in questo fantastico film, che è Wall-E. Chi non ha visto Wall-E dovrebbe morire all'istante. Per tre semplici motivi. Uno, perché è un film per il 75% muto. E la Pixar riesce a far vedere le espressioni, a far vedere cosa provano dei robot, solamente con due spostamenti d'occhi e qualche movimento serrato. Quindi già per Wall-E e Eva bisognerebbe vedere il film. Due, perché c'è la fantastica citazione a 2001, Odissea nello spazio, che al 9000 è praticamente il timone di bordo della navicella dove stanno facendo la crociera. E tre, perché penso che Wall-E sia la critica più spudorata, più esplicita e più cattiva alla società che si potesse pretendere da un film, ma proprio della storia del film, anche film normali, non film live action, perché veramente c'è una critica veramente terribile, forse più di Cody, essi vivono, cioè. Questa è la trama di Wall-E. C'è talmente tanta spazzatura sulla terra, perché la gente dopo la nascita di questi nuovi centri commerciali e praticamente fa della spazzatura ovunque. Allora loro non è che puliscono la città, puliscono il mondo, no, semplicemente prendono una navicella spaziale, mettono tutti dentro e partono per una crociera infinita nella speranza che i robot puliscano la terra. Cioè praticamente fuggono dalle loro mansioni, sono dei vigliacchi, invece di pigri di merda, invece di pulire scappano, vanno su questa navicella e Wall-E raggiunge questa navicella, che sono lì tipo da millenni. E sono tutti ciccioni che non camminano, non fanno un cazzo, stanno solo su una poltrona, su internet, parlano fra di loro, anche se sono accanto con un computer, bevono, mangiano, gli danno tutto quello che vogliono, loro lo prendono. Oh, mettetevi la felpa rossa, loro si mettono la felpa rossa, ora la tuta blu, e si mettono la tuta blu. Cioè, non fanno un cazzo, e sono lobotomizzati completamente, e Wall-E, ovviamente, diciamo il reietto, la persona fuori della persona, il robot fuori dal comune, riesce a farli svegliare. Uno casca, da proprio casca fisicamente, perché lo fa inciampare Wall-E dalla sedia e vede cosa c'ha intorno, vede questi grattacieli enormi con messaggi pubblicitari ovunque, compra la Coca-Cola, compra il cazzo, cioè, e quindi vede questi ciccioni enormi. Poi la scena dove alla nave si inclina, tutti i ciccioni stanno per spaccare il vetro, cioè c'è delle scene con questi ciccioni, proprio li usano, proprio li spammano in maniera estrema questi ciccioni. A parte questa critica spudorata, il film si baserebbe su una storia d'amore fra Wall-E e Eva. Eva è un robot super, super figo, super nuovo, che è un Mac, si vede, è un Mac spudorato. Invece Wall-E c'ha rumori del Mac, ma è come se fosse un PC. Tra l'altro ci sono state delle critiche di plagio, perché Wall-E assomiglia al robottino di Cortocircuito. Ma vabbè, insomma, c'entra un cazzo Cortocircuito con Wall-E, ma comunque ok, il personaggio si segue perché volevano prendere soldi dalla Pixar, questi, vabbè. Wall-E è una storia d'amore, poi alla fine è banale, perché Wall-E gli fa regali, sta dietro a lei, la protegge tutto quanto, e lei ovviamente si innamora di lui, e loro due decidono di allearsi. Addirittura Wall-E si sacrifica per la pianta, per la direttiva di Eva, per poter salvare la terra. E poi c'è ovviamente la ribellione da parte del capitano, che inizia a studiare tutta la terra eccetera, e decide di sconfiggere il cattivo, che il cattivo non è altro che un robot, che è il timone, comandato da potenti della terra, decide di ribellarsi a questi potenti, quindi al manubrio,
e di ritornare sulla Terra per rifarla tutta da capo. E infatti Wall-E, ma poi finirà benissimo, andranno sulla Terra e ricostruiranno tutto. Non lo so, forse ci voleva un finale un po' più cupo, però comunque sia di critiche spudorate ne hanno fatte tante, quindi bene. No, no, Wall-E è proprio un film da vedere anche così, non come il cartone animato. Cioè, gli stupidi che guardano i film della Pixar credendo che sia un cartone animato da bambini devono veramente bruciare all'inferno, ignoranti di merda. Ritornate a vedere quei film che ora ci sono al Space, tipo Magic Mike o quell'altra stronzata lì, perché veramente siete veramente la feccia della società. Allora, la Pixar c'ha due caratteristiche, ora la sta un po' perdendo, però la caratteristica principale ce l'ha sempre, ovvero prima del film c'è un corto e c'è un trailer del film nuovo. Quando vidi Wall-E c'era il trailer di Up. Quando io vidi questo Up che c'era, questa asa con palloncini e volava, col vecchio stava fuori a guardare, ti fa buongiorno e poi apparì Up, così il titolo era Up, erano due lettere, io mi cazzo non sapeva se venire su o rimanere un po' inontontito, no? Un po' barzotto, sapevo, era lì. Quindi non capivo, Up, cazzo, due lettere come titolo, cosa sta succedendo? Andai a vedere il film, dissi vabbè, altra volta, a metà del film dissi vi... Siamo un'altra volta a cavallo, Up, un altro capolavoro. Vediamo che il protagonista è un vecchio che non ce la fa più, che c'ha questo bastone proprio triste, con quattro zampette con attaccate le palline da tennis. E lì vediamo, c'è una scena veramente inquietante all'inizio. Innanzitutto l'intro tristissima della moglie, che ti fa capire subito chi è lui e chi è lei, la sua storia, la capisci in 3 minuti, senza parole, senza dialoghi, fantastico. Che farebbero commuovere anche più rude palestrati e vedi in palestra. E poi ti fa capire che lui vive in una città che si sta evolvendo, anche lì critica alla società, grattacieli ovunque. E lui è l'unica casina, rimasta intatta, rimasta carina, perché diciamo che è il suo antro dove tiene tutti i ricordi della sua moglie, quindi diciamo che è un mausoleo. E lui e loro due avevano un sogno da giovane, ovvero partire per andare alle cascate paradiso. E però non ci sono mai potuti andare perché poi è morta la moglie. Veramente inquietante la scena dove c'è il lacchè del presidente che vuole costruire il palazzone, che va lì, che gli picchia la cassetta della posta, lui va lì, oh fermo, gli dà per sbaglio una bastonata perché è in preda al panio, arriva il proprietario che sa già che gli farà causa, che gli farà il culo e finalmente potrà levar di urlo la cassina per costruirci un altro bel palazzone, e mette la mano sulla cassetta della posta, quella, la scena lì, che proprio questa ora è di mia proprietà, te sai che questa casa è di mia proprietà, hai fatto la cazzata e ti ho sconfitto, cioè quella scena è inquietante. Ma lui riesce ad andare nel culo a tutti con una scena impossibile, utopica, dove che lui era un venditore di palloncini, fa volare la casa con i palloncini e svolazza nell'aria per il suo sogno. Solo che in questo casino viene invischiato anche un boy scout obeso, che ha genitori e vanno sempre a lavorare che non lo cagano, anche lì vai Pixar, genitori americani, fermatevi un po', non andate a giocare a baseball, andate, state con i vostri figlioli, visto che sono diventati obesi di merda perché vanno al McDonald's, vabbè, lascia nerd tutti, vabbè, comunque, vanno queste cascate paradiso e lì inizia l'avventura. Ed è bello vedere come la Pixar ha messo come protagonista un vecchio che come cattivo ha un altro vecchio, cioè, quindi c'è il duello finale fra questi vecchi, lui, uno gli viene il colpo della strega, un altro ci ha lasciati, un altro vomita, non ce la fanno più, e tutto questo c'è il beccaccino. E poi la vicenda di lui che deve superare il ricordo della sua moglie. Infatti lui, per salvare il bimbo e per comunque sia iniziare una nuova vita anche nella terza età, rinuncia a tutti i suoi ricordi, spacca la casa, diciamo, per salvare Doug, il cane, e il suo nipotino acquisito. E da lì ovviamente il finale bellissimo, che i due si trovano, ovviamente alla premiazione degli scout non c'è super su mamma, c'è, diciamo, questo nonno, che finalmente ha ritrovato lo spirito per ricominciare, anche se in terza età, e ha trovato, diciamo, lo spirito di rifidarsi della gente, perché lui si era chiuso in se stesso dopo la morte della moglie e non voleva cagare più nessuno. Quindi una bellissima storia, una bellissima favola, perché è una favola, Up, piena di colori, piena di personaggi incredibili, il Doberman, il vecchietto, quello cattivo che era il cacciatore, era prima un cacciatore di bestie rare. Quindi nulla, un film perfetto, poi, come ha detto la mitica Detti, cazzo, fare un film per bambini con protagonista e un vecchio è veramente una scommessa per la Pixar. Infatti la Disney piangeva perché non hanno venduto nessun action figure al Disney Store, ma andate a fare in culo. Tra l'altro i Disney Store sono una truffa, è incredibile. Io non sto facendo, lì mi denunciano ora per diffamazione, ma se vai al coso trovi l'action figure di Topolino Grosso, sì, 20 euro, stavi sotto, te lo metto piccino.
e il babbo compra perché il bimbo l'ha vista al cinema. Va bene, Disney Store, ok. Allora, quando andai a vedere Up, ci fu il primo teaser trailer di Toy Story 3. Allora, io in quel momento lì non stavo più capendo niente. C'era la mia ragazza accanto a me. Innanzitutto stavo piangendo, non ho assolutamente problemi a dirlo. Io stavo lacrimando. È il primo film Pixar che andai a vedere in 3D. L'ultimo film Pixar che andai a vedere in 3D. E l'ultimo film 3D che andai a vedere, tra l'altro. E stavo piangendo da sotto gli occhialini, perché appena sentì Frizzi che ridoppiava un'altra volta Woody, e tipo inizia con soldatini che fanno op op op, quando iniziai a sentire oh, oh, che mi ricordavo la seta, mi ricordavo tutti io, ad iniziare non capivo, no, Toy Story 3 è impossibile, eh. Quindi erezione proprio epocale, menir su, al posto della fava, una cosa incredibile. Poi però arrivato a casa dopo Up, iniziai a riflettere, iniziai a ragionare, disse addio, ora ho paura, perché cosa fanno? Faranno un'opera di marketing per guadagnare solid action figure o faranno un capitolo degnamente conclusivo della saga? Non capivo più niente, avevo una paura del diavolo. Andai a vedere infatti super scettico alla prima, ovviamente, Toy Story 3. Quando lo vidi e quando finì il film, io veramente stavo per prendere qualcuno e ciucciacci, anche se era un uomo, qualsiasi cosa. Fantastico, Toy Story 3 secondo me è il capitolo più bello della saga in assoluto. Lasciamo perdere la parte qualitativa, perché ovviamente era migliore rispetto ai primi due, perché sono tipo 10 anni di differenza, no, anche 15, la differenza si vede, ma più che altro la trama. E c'è questo Andy grande che va al college, che fra l'altro Erminatore gliel'aveva detto, Stinky Peter Puzzone gliel'aveva detto, guarda, ma te stai sicuro di venire in Giappone o no nel 2? Secondo te Andy ti tiene fino al college, ti tiene in viaggio di nozze? Devi capire che te non puoi passare tutta la vita al tuo padrone. E infatti è vera sta cosa. Però Andy, abbiamo sempre saputo che non era un padrone come tutti gli altri, ci teneva proprio i giocattoli. Quindi ha tenuto quelli a cui era più affezionato. Infatti gli altri sono stati tutti levati di torno. E la trama è di Andy che va al college e loro, invece di essere portati in un posto al sicuro, vanno a finire in un asilo. La sua mamma li porta in un asilo, Andy non voleva, ma era fuori e non l'ha saputo. Quando entrano nell'asilo, Woody decide subito di tornare, di andarsene via, perché vuole rimanere con Andy, perché lui, nonostante tutto, vuole rimanere con Andy. Mentre gli altri si iniziano ad abituare alla vita dell'asilo, perché capiscono che così non può più andare avanti. E nell'asilo all'inizio sembra tutto bello, tutto felice, ma invece poi c'è un tiranno, che è Lozzo, quello stronzo, che li tiene lì dentro per farli usare da bambini più piccoli che stragiano, spaccano i giocattoli, mentre loro stanno al carduccio, Gobby, con i padroncini, quelli a modo, quelli più grandi. E Woody viene a sapere questa cosa per varie vicissitudini e inizia a salvarli. Insomma, il film è salvare i vecchi giocattoli dall'asilo, da questi bambini demoniaci. E qui c'è tutto il piano per scappare, c'è dei personaggi nuovi, la scimmia al telefono, Ken, un'altra volta la Barbie, c'è appunto Lozzo, tutti gli altri giocattoli fighi, Ganzi. Ma il fulcro del film, la bellezza proprio perfetta di questo capitolo meraviglioso, è il fatto che finisce in una maniera impressionante. Innanzitutto ci sono loro che stanno per morire, e l'asset per inserire questa scena ha dovuto lottare con la Disney in maniera estrema, perché li terrorizza, i bimbi vedono Airphone in mezzo, iniziano a cassi addosso, piangono. Ragazzi, se si vuole ottenere un concetto, se si vuole ottenere un'idea, una cosa impressionante, bisogna anche scommettere. Non si può fare sempre cartoni come volete voi, che si proiettano al catechismo e tutto il resto. Bisogna fare dei film che hanno dei valori, che hanno delle cose importanti. Infatti la fornace ti fa capire che i giocattoli hanno la propria vita e devono morire, possono morire. E lì vai incandesciata di ora muoio, non finisce male. Invece poi, scena, rimando al primo, dove arriva l'artiglione che piglia tutti loro da rifiuti, e ci sono loro, l'artiglio, come nel primo, e te fai, boh, vabbè, grandi, cioè, avete proprio ottenuto tutto della vita. Ma non finisce lì. Andy si incazza, la sua mamma, bastarda, me l'ha buttata via. Loro ritornano e lui praticamente li dona ad un'altra padroncina più piccola, che sa che li terrebbe bene e quindi glieli dà volentieri. A parte Woody, che all'inizio non sa se darglielo o no, perché Woody è il suo giocattolo preferito. Ed è bellissima la scena dove Andy ritorna piccino e gioca un'altra volta con la bimba. E è l'ultima volta che ci gioca prima di andare, perché lui capisce di essere diventato grande e che i giocattoli adesso devono far parte di un'altra vita e far parte di un altro mondo. E quindi c'è Totoro, tra l'altro, grande citazione, perché l'asset è così con Miyazaki, e quindi Miyazaki gli ha detto non fatelo parlare, ma ficcatelo se volete come giocattolo nel vostro film. Infatti c'è Totoro, c'è l'unicorno, c'è un altro dinosauro della Mattel, perché che è un triceratopo che fa amicizia con Rex. Infatti Rex lo dice nel primo, io vengo dalla Mattel, cioè non proprio dalla Mattel, cioè da una fabbrica cinese che la Mattel ha incorporato, si fa capire che giocattoli di plastica e dinosauri vengono fatti tutti in Cina e poi la Mattel li compra e li vende.
E quindi nulla, cioè, potevano fare una cosa di marketing, potevano fare una commercialata, invece hanno fatto il capitolo più bello della serie. Grande finale, lacrime, cioè, veramente perfetto. Poi Woody quando saluta Andy o Sicily dice vai, vai Ciccio, vai, ti preoccupare. Grande, è stato un bel periodo, un bel momento, abbiamo fatto il nostro tempo. Ora c'è un'altra vita, un altro percorso da fare. Fantastico. Io ho detto, vai, un sequel. Finalmente, tanto i sequel dovevano fare solo di Toy Story, perché altri sequel nell'altri film non avrebbero senso. Toy Story ormai si era aperto questo spiraglio con il 2 e quindi è giusto il 3. Purtroppo però John Lasseter comunica che ci sarà un fantastico Cars 2. A quel punto io volevo ammazzare qualcuno, non ce la faccio, volevo strapparmi le palle. Ma come Cars 2? Ma come? Cioè è stato un film di merda, hai venduto così tanti giocattolini, ma cosa fai ancora Cars 2? Infatti è l'unico passo falso per me della Pixar e ha inaugurato questa sciagura che la Pixar, spinta ovviamente dalla Disney perché è stato creato il Team 7, che ora mi sto, qui si va nel nerdismo puro e lasciamo perdere, ma comunque il Team 7 era un team che voleva, della Disney, che voleva entrare a far parte attivamente della Pixar e proporre idee balzane tipo Toy Story 4, fa 800 sequel di Monster & Co, quindi voleva rivoluzionare veramente tutto. Meno male poi la Pixar è riuscita a prendere la pedata in culo e fare quello che aveva fatto all'inizio, ovvero fare i cazzi propri. Ma arriva Cars 2 perché ovviamente se Ciccio Panza e John Lasseter è presidente e se dice di fare Cars 2 si fa Cars 2, un c'è Cristo, se vuoi fare un film con culo e rimbalzano, fanno un film con culo e rimbalzano, non c'è Cristo. E infatti arriva Cars 2 che non è niente. Cars 2 è niente, a parte la qualità fa schifo. Cioè gli stessi personaggi più vabbè quelli nuovi che incontrano nel mondo. La trama è, oh boia, c'è una nuova corsa da fare, la fa nel mondo, c'è una spia che mi va un culà. Basta, questa è la trama di Cars 2, quindi è un film sì per bambini, non prendete il Blu-ray, lo dovrò prendere perché sennò la collezione è incompleta, prima o poi lo prenderò, preultimo magari, sennò per sbaglio lo metto fra due porno, così lo vado a comprare in media void, così nessuno se ne accorge che ho comprato Cars 2. Arriva l'ultimo film, che io non farò molti spoiler su Brave, che qui l'hanno chiamato Ribelle, allora Ribelle di Osa perché dice due offese alla sua mamma, chiamatelo Brave, no? Come doveva essere chiamato? Che tra l'altro prima si doveva chiamare The Bear and the Bow, cioè l'orso e l'arco, che è proprio il titolo della fiaba. Che dire, c'è molta Disney dentro, perché dentro c'è la regista Brenda Chapman, che è un'ex animatrice di DreamWorks per, mi pare, Giuseppe Re dei Sogni, o Principe d'Egitto, non me lo ricordo. E poi ha fatto l'animatrice, ha fatto qualche storyboard e qualche concept art per La Bella e la Bestia. Quindi ha lavorato sempre nella Disney, ha fatto anche qualche corto, eccetera, e l'hanno ficcata dentro la Pixar, quindi l'impronta Disney, cioè fiabesca, si sente, ma ovviamente non è una principessa solita Disney, infatti è Pixar, non è... Ripeto, Disney mette soldi, Pixar fa cazzi sua, sia ben chiaro. Quindi, Brave mi ha colpito molto, non alla stregua di altre glorie del passato. C'è stato un unico problema in Brave: la qualità, i capelli, la storia, l'orsi, tutto bello, non vi sto a dire niente che questo va visto ovviamente. L'unico problemino prima di Brave ovviamente c'era il corto che la Pixar presenta ogni anno e c'era la luna. La luna si è sporpata, proprio mangiata viva il lungometraggio, quindi forse lo dovevano mettere in fondo, proprio non metterlo e metterlo solo nel Blu-ray, ma come fai a non mettere la luna al cinema? È veramente qualcosa di grandioso. Io vedevo Brave, però per 10 minuti ho continuato a pensare alla luna, quindi veramente una cosa epica. Bravo a Casa Rosa che ha fatto veramente un capolavoro. La rassegna dei film è finita. Ringrazio Alessandro e Francesca per essere venuti qui a riprendermi, ad assistermi in questo delirio di computer grafica. E niente, aspettatevi nel prossimo, non so se sarà proprio il prossimo o comunque per i prossimi due, per i prossimi tre, comunque aspettatevi il capitolo della nerd cultura sui corti Pixar, che veramente anche lì ce ne sarà delle belle da raccontare. Venite anche te, Alessandro, te sbatti nel cazzo della luce, vieni te, ti conoscono ormai, nel senso. Sì, vabbè. Se Alessandro qua somiglia al Martinello, come mio. Comunque ringraziamo i Caoni, un salutone dal vostro amico Dario Moll, ciao Madonna Sana, come stazza, sto saluto di garba a tutti, a me mi fa camito il cafalo tutte le volte, vaffanculo.